Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, benvenuti in questo nuovissimo video della vita reale da calciatore. Già, perché sono stato malato una settimana e passa, non ho avuto né modo né tempo, anche adesso non sto tanto bene, però cerco di fare il possibile di portarvi un video, per cui eccoci qui. Con un nuovo video della vita reale da calciatore, che non è finita ovviamente. Non è finita perché le imprese di Cristiano Ronaldo non hanno fine, quindi non finirà manco la vita reale da calciatore. Ragazzi, questo episodio è abbastanza figo, vedremo un po' il riassunto di quello che è stato Juventus, Atletico Madrid, come l'ha vissuta Cristiano Ronaldo nel pre e post partita, e soprattutto nel post partita ci sarà un po' di azione, quindi vi invito a rimanere molto attivi a questo video, insomma vedetelo fino alla fine perché è una settimana che non porto video, quindi ragazzi, se non vedete questo, che cazzo volete vedere più ormai? Quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale perché come mi passa questo schifo che ho addosso, spero di portarvi molti molti più video, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, un bel mi piace e un bel commentone sotto se ovviamente il video vi è piaciuto. Ecco, questa è la situazione. Ecco perché non porto video, ho avuto la febbre, tosse, raffreddore, madonna e madonnissime tutte. Ragazzi, come vedete il nostro Cristiano Ronaldo è pronto, è già in divisa con il numero 7, pronto per spaccare tutto. Non ho ancora ben capito perché ci hanno dato questi spogliatoi di oggi, perché l'altra ala dello Juventus Stadium è rotta. Qui ci sono Dybala e Chiellini che stanno parlando un attimo con i dirigenti di qualcosa di importante. Ovviamente siamo arrivati prima, lo stadio ancora è semi vuoto, già qualcuno c'è, però dovremmo iniziare ad andare a fare il riscaldamento perché tra un po' ci sarà la partita. Ragione per cui adesso lasciamo pure che loro si riscaldino, facciano le loro cose. Noi ragazzi entreremo allo stadium, dentro lo stadio, quello figo. Questo penso sia aiutatemi, come si chiama? Lo spogliatoio dell'Atletico che ancora devono uscire. Infatti noi ci siamo preparati prima. Bene, allora ragazzi, ora andremo a fare la partita. Sapete già come andrà a finire. Se non ve lo ricordate, ora lo rivedremo. E augurate tanta fortuna a Cristiano Ronaldo che sta per fare un'impresa della Madonna. Ho voluto portarvi questo video ieri, ma ragazzi avevo la febbre a 38, mi ricordo quanto, ed era impossibile praticamente registrare. Oggi sto meglio, quindi ve l'ho portato oggi. Nei giorni di attesa, con il rispetto dovuto a un grande campione e un grande allenatore, Cholo, aquí también tenemos huevo. Farsi vedere Bernardeschi, quasi zona tiro, traversone sul secondo palo. Cristiano 1-0, giocatore straordinario che queste partite non le sbaglia mai. Fare più traversoni come questo, Cristiano blocca, Cristiano ancora, e fanno contro la Juventus per fallo di mano. Ma chi è questo, Pepe? Ma del gioco era straordinario, che personalità. Viene Bernardeschi di forza, uno contro uno di Bernardeschi, va via di forza Correa, accelera Federico Bernardeschi, taglia il campo Bernardeschi, toccato! Calcio di rigore, strepitosa azione di Bernardeschi, calcio di rigore all'84, calcio di rigore. Cristiano! E viva il re! E viva il re! E l'arbitro dice che finisce qui, una Juve strepitosa fa il miracolo, batte 3-0 l'Atletico, passa il turno con il re! Il re CR7. Che dire ragazzi, quello che ha fatto l'altro giorno il Cristiano Ronaldo, o meglio quello che ha fatto oggi Cristiano Ronaldo proseguendo nel gioco, è stato fenomenale. Veramente, veramente qualcosa. Cioè, veramente solo, ma non lo so, ma un extraterrestre, cioè una persona normale non può fare quelle cose.
Quindi veramente ragazzi, le diamo onore a questo grande campione per quello che ha fatto oggi. E guardatelo un po', si sta subendo praticamente tutti quanti le foto dei giornalisti, che sono un sacco di persone, tipo stampa mondiale, altri fan, solo quelli che sono riusciti a passare. Tra l'altro sono tritato come uno schifo, ho una fame tremenda, ma devo flexare i miei muscoli con le guardie del corpo che stanno qui, mentre dall'altra parte ci sono tipo quelli dell'Atletico Madrid che stanno soffrendo un sacco, perché non ve l'ho detto, ma mentre Cristiano usciva si è messo a fare tipo il buffone con quelli dell'Atletico. Speriamo non succedano le risse, perché tra l'altro Dybala, che sta lì a fare un'intervista con Chiellini, ha detto che dopo dobbiamo andare al solito locale dove andiamo sempre, al Bahamas, bellissimo locale preferito da CR7 dove ha rimorchiato Giorgina, a fare un po' di swag tutti quanti. Guardate Ronaldo come flex, attenzione, ma ragazzi, guardate, ma vedete come Ronaldo ha fatto un miracolo, cioè se li merita tutti questi applausi, tipo tutta sta gente solo per lui, è solo per lui. Vedi Ronaldo Junior, figliolo, quando sarai come me dovrai flexare in questo modo, porca di una miseria. E lì c'è Giorgina che stasera, se non mi dà quello che mi deve dare, succede il casino, perché ho fatto l'impresa di Dio praticamente, porca miseria. Signori, lascio un'intervista veloce, è stato un onore spaccare l'Atletico Madrid di mazzate, proprio piegarli in due. Questo è solo l'inizio, perché ci saranno i quarti e chiunque ci capiterà, il Liverpool, il City, lo United che già abbiamo incontrato, li faremo fuori tutti quanti, porca miseria. Queste sono le ultime parole di CR7, il campione. Ora non rompetemi le scatole, devo andare a bere un po' di succo di ananas che mi fa sta bene, devo andarmi a fare una doccia. Sì, ah, fratello, aspetta, dov'è che sta? Guardia, se dovesse venire qualcuno, mandali tutti a cagare, perché mi sto facendo la doccia. Ok, dice che non farà entrare nessuno. Indovinate, esco dallo spogliatoio e che trovo? Lo stesso macello che stava prima. Vabbè, sì che ci sta mia moglie, che è una supermodella gnocca stratosferica. Ci sta Ronaldo Junior, che sta facendo il solito buffone. Vabbè, ragazzi, il post partita di CR7 si presenta così, a quanto pare. Penso che tra così in discoteca, bomber Supreme per Louis Vuitton, maglietta Zara Basic 10 euro, attenzione, pantaloni Adidas ed infine penso siano le Jordan. Sì, siano le Jordan NRG per Off-White, sì, penso siano quelle ragazzi, non si vedono bene, ma aspettate, vediamo se le... Sì, penso siano quelle, sono quelle assolutamente. Bene, allora, Paolo sta ancora lì, scusa amore, scusa, ti voglio bene. Ragazzi, Paolo si è fatto prendere un po' da interviste, foto, vabbè. Ronaldo Junior, tesoro, noi andiamo, che c'è l'Audi spettacolare che ci aspetta fuori, perché andremo a fare festa al Bahamas, tutti quanti. Vabbè, io me ne vado, bella, non seguitemi, tranquillo, ora ce la vediamo noi, capito? Grazie. Andiamo voi due, basta fare i cretini. Ci arrivate al parcheggio, lasciamo lo stadium lì in sfondo. Ecco ragazzi al parcheggio, lasciamo lo stadium lì in fondo per una notte, è stata veramente magica. Figliolo, mi raccomando, dovrei essere come tuo padre. E tu, mi raccomando, i figli che abbiamo sfornato devono essere come me. Ok, dai. Ragazzi, basta cencischiare, andiamo, anche perché c'è una serata magica che ci aspetta a bordo della nostra Audi esplosiva. Guardate che interni, porca miseria, ragazzi. Non so se sia ancora arrivato, la nostra macchina sta lì. Mi raccomando, siccome sono successe parecchie cose allo stadium, sì, di qua lei, se mi può controllare la macchina, gentilmente. Sì, anche a pagamento, va bene. Questa è la mia notte stasera, devo ballare come un pazzo. Dybala, ti dai una mossa ad arrivare? Bella fratella, yeah, let's get it. Vabbè dai, aspettiamo Dybala e poi ci scateniamo un po' qui, come al solito, come in vecchi tempi. Maestro, 3, 2, 1, attacca pure la base, porca miseria. Ora facciamo decollare, detonare Bahamas con Dybala e Cristiano Ronaldo. Dybala non protagonista, però Bernardeschi sapevo che andava con il suo amico a sweggare da un'altra parte. Insomma, potremmo stare tutti uniti, ma abbiamo deciso così, avete capito, insomma. Anche se c'è qualcuno che mi sta chiamando proprio ripetutamente, ma chi è? Forse è quella guardia, che cavolo vuole? Aspetta, fammi andare a vedere. No, vai, continuate, va, spaccate tutto. Oh no ragazzi, non ci credo, mi ha detto che fuori ci sono dei tifosi dell'Atletico che mi stanno spaccando la macchina. Cosa? Devo correre, corri Ronaldo, corri. Oddio ragazzi, ora giuro che li prendo ammazzate. Corri Ronaldo, corri più veloce. È vero signore che ci sono fuori dei tifosi? Dice sì, che è vero, di correre, corri, vado a vedere io. Brutti bastardi, pezzi di merda! Colpo segreto! No! Ah!
Aia, sono tre bastardi col piede di porco. E siete dei tifosi dell'Atletico? Basta, aia! Ma che ragazzi, mi hanno distrutto la macchina! Pezzi di merda! Non c'è più una portella! Bastardi! Che cosa, cosa intendi fare? Ho vinto, vi ho tirato tre papane e ancora parlate? Ancora parlate? Aia! Senti, dammi quel piede di porco, pezzo di merda! Oddio! Dammi quel piede di porco, bastardi! Il tuo piede di porco infame! Adesso vediamo chi è che si diverte a spaccare le macchine degli altri! Mi prendo tre denunce! Vi porto l'ospedale, le cure mediche e anche la riabilitazione! Pezzo di... infame! Questo ha comandato un pezzo... Va, rimani a terra! E anche tu, rimani a terra! Oddio ragazzi, li ho scannati tutti e tre! Sono a mezzo ubriaco, tipo ora rischio denunce! Dovrei chiamare il 911, porca miseria! Ronaldo, scappa! Lascia tua moglie e tuo figlio! Ah! È fatto 30, facciamo 31, giustamente, guido ubriaco. Attento, attento! Vado! Piano! Ok ragazzi, Ronaldo è ubriaco, totalmente fuori controllo. Ogni volta va a finire così! Ok ragazzi, credo che la sbornia di CR7 stia andando avanti, non si regge manco più in piedi. Ragazzi, se questo episodio pre post partita di Ronaldo vi è piaciuto, di Juve Atletico, mi raccomando, messo un pollicione in su, iscrivetevi al canale, un commentone per il nostro Ronaldo ubriaco che gli hanno ammaccato la macchina, porca miseria. Mi raccomando, se vi è piaciuto ragazzi, rimanete attivi perché qua mi rimetto, arrivano altri video. Grazie per essere stati anche come quest'oggi, per aver guardato il video, e vi invito a seguirmi su Instagram che trovate qui in descrizione per rimanere sempre attivi sui miei prossimi outfit e rimanere attivi ovviamente anche su tutte le novità. Quindi ragazzi, mi raccomando, ci mettete 2 minuti, seguitemi, che vi voglio bene anche io. Detto questo, grazie per la visione a tutti, povera macchina ammaccata, qua è Ronaldo, Ronaldo saluta, Ronaldo deve andare a sboccare qua dietro. Per questo video è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.